Eccolo qua, adesso abbiamo risolto. Direi di sì, abbiamo risolto l'audio. Incredibile, incredibile. Bene, Siamo dicevamo, tornati. Rogues, ti piace? Sì, dai, carino. Adesso non abbiamo la lista ancora, ma La lista di Rogues ce l'ho. ce l'hai? Sì, ce Allora, l'ho, adesso la recuperiamo. Non ho la lista dell'altro, che è un po' di qualsiasi cosa, perché sì, vedo un Fairy Mastermind. sembrava un UV, ma c'è anche un po' di verde. Sì, è vero, poi c'è Field of Ruin. Sì, e il trioma non so se è quello Sta floodando male comunque. Rogues 4 terre male. molto Perché? male. Ma si sente? No, no, Sì, ok. si sente, Posto, io abbassa ho fatto quello, tutto online. perfetto, ci siamo. Adesso mettiamo un po' di riferimenti del game. Ok, siamo 0-0. Qui abbiamo a destra Bonazza. Con un non meglio precisato qualcosa. E Esatto. Baroni P a sinistra. Un band control sembra, invece di là. Ok, di là è un Di là, Rogues esatto, purissimo, UB. purissimo, in purezza. Quindi c'è un Brazen Borrow in avventura e continuiamo a terrapassare di là. Shark Typhoon, Drone in the Lock, è stato giocato, posto. Allora, vediamo la mano di... Adesso cerchiamo di non spoilerare troppo la mano perché non vorrei ci sentissero. Siamo Va abbastanza bene. lontani però. Comunque Vabbè. diciamo che lì le Le terre terre si non vedono, mancano, non si vedono, esatto. si vedono. Riusciremo a giocare qualsiasi cosa. Quello è una Quello lì ha flash e quando attacca un Rogues 1200. 1200. Quello che ho in mano. Poi c'è uno Spell Pierce. Una terra. Tra l'altro credo sia incazzata lei perché quando... No, aspetta, devono esserci almeno 8 carte, lì non ce ne sono No, 8. ancora no. Quando si incazza prende più 1, più 2, scusa, più 2, più 1 e Death Touch, che è la cosa più interessante. Carino, molto carino. Leva 4, ecco, questa non la Quello è un conosco. imbalzino. Perfetto, non spell. Spell Perché Pierce. c'è Commit e Memory, quello lì sicuramente avrà dentro Narset perché ti fa il giochino di io pesco tipo Sì. E 7 e tu non peschi niente. qua c'è Azcanta. Ascanta. Ascantona. Brandenburg Renand e direi counterato. Eh sì. E sorveglio di sabotaggio. Sabotaggio Però sinistro. adesso mi sa che ci sono 8 carte. Non ho visto, ho Deve contato molto in fretta. tenerne conto. Deve tenerne conto. Infatti le ha appena contate, ma troppo in fretta. Comunque intanto picchia, quello sì. Scanta è un po' che non si vedeva, Esatto. eh. Pioneer non. No, vabbè, penso che l'abbia toccato, Sì. però. Sì, no, l'avevo vista tempo fa. È un po' che non gioco Pioneer, Forte quindi. però, Sì, mi è piaciuta Scanta. anche Solo che con Narset ha perso un po' di forza. a me. È vero. Narset è anche un Planeswalker, fa più o meno la stessa cosa. Però meglio. Vediamo come risponde Rogues. Attenzione, tappo 1, tappo 2, ok, che ha flash. Ma lo sta Sì, facendo nella end? credo sia Ok, la end di posto. Bonnie. E 1200 perché l'Enforcer ti fa ogni Rogues che entra fa millare. Ah no, non è Ok. vero, non era la end, La main. era la main perché sennò non avrei potuto attaccare. E infatti si incazza. Adesso andiamo a vedere se c'è qualcosa. Perfetto, con i segnalini almeno adesso. Sì. E lui prende invece più. Sono i Rogues che prendono più 1 più 0 quando c'hai 8 carte al cimitero. Quindi in compenso. In tutto. L'Enforcer è un 4-2 Sì. e l'altro è un 2-3 al momento. Beh, sono un bel po' di danni adesso, contando che ha 11 già Bonnie.
Sì, perché è forte, perché oltre a millarti aggredisce. Sì. Cioè non ha un... Oh, scanta girata, attenzione. Scanta girata è forte. Vediamo un po'. Le carte in mano di Bonnie non le vedo. No, le tiene abbastanza in alto. Sì. No, non riesco a capire. Non riesco proprio a capire. Un po'. Ah, la stai studiando? Stavo guardando, esatto, ma non prende benissimo, quindi... No, vabbè, te la faccio vedere da qua. Ok. Allora. Stavo anche guardando se c'è una lista di Bant control. Esistente? Mm. Allora, intanto ti faccio vedere quelle... la lista di baroni. Allora, che già possediamo in quanto Moxfield data. Allora, intanto è arrivato un Field of Ruin sul castello per non far pescare baroni. Quello gli dava un bel motore. Sì, gli dava un po' di sprint. Anche con una terra che mi è sempre piaciuta. Castello sì. Nero? Sì. In questo formato secondo me è molto buono. Allora, l'Enforcer fa questo. Sì. Non sono molto carte. Non male, davvero non male. No, ma poi se riuscisse a beccare un altro Rogues. Solo sì, che. Ma in mano. Però. Cioè, allora c'ha sì. Takenuma se la può sicuramente ciclare per riprendersi una creatura, che tipo potrebbe essere Brazen Borrower se non trova niente di meglio. Poi c'è un altro Spellpierce, se le altre due non le ho viste. L'altro è un Crumble Passage. Ah, ok. Quindi comunque terra. Esatto. E sono tre. Fine. Abbiamo finito. Era fondamentale quasi quel castello, sì, te lo devo dire. Oh, anche se in realtà. Leyline of Binding. Altrimenti era morto il prossimo. Ma turno. Se lo può. Scusami, si è tappato? Ah no, se l'è tutorato, ok. Eh sì. Allora, c'è sicuramente un Leyline Binding, le altre carte non si vede. Non è dato sapere. Passa, ok. Ah, è una marcia, una? Potrebbe essere una marcia? Sì. Sembra che sì. Takenuma in end. Vabbè, sicuramente la farà entrare. Vabbè. Ci pensa. Non la può canterare, però magari può. Vediamo. Similla 1, 2 e 3. È l'unico target è Brazen Borrower. Sto un po' sfigato. Soprattutto a millarsi Into the Story. Into the Story era micidiale. Pesca 4. Che arriva la marcia perché... puntualissima e... o se lo rimbalza col Brazen Borrower, esatto. Se lo potrebbe anche rimbalzare, però se glielo dovesse mai counterare, secondo me ci deve stare a questo punto. Questo qui, però, per esempio la ley line quanto scende? 3 in questo caso, giusto? Sì, ma quella la può rimbalzare, sì, quello sì. E se no, io non l'avrei fatto. Per non farlo fare poi ley line, probabilmente. Deve lui lo paga, ma lo fa, la fa ley line. La fa easy ley line. Non costa 3? Costa solo 2? Non ha tutti i colori? E non capisco quale che trioma. Quello lì è un trioma di Raffin, quindi Esper. Esper, ok, allora 2 costa, infatti, eccolo. Allora non ho capito lo Spell Pierce. Pensavo costasse 3, quindi però se glielo rimanda, se glielo rimanda in mano, milla ancora. Sì, a pesca... No, che sfiga. Altra però... terra? Sì. Porca vacca. Ha visto 3 creature? Sì. Che attiene. Guarda che ha pescato veramente tantissime terre. Però l'ha giocato, non ha rimbalzato le line. Hai visto solo perché? No. E tra l'altro non l'ho capito. No, questa qui siccome ha un po' tiltato sull'avere pescato queste terre. Perché come minimo
oppure ha detto lui è tutto tappato, lo faccio entrare sicuramente, vediamo se un altro. Vabbè, ma puoi comunque farlo. Te fai almeno due effetti. Sì, quello sì. Fatto il push che ha pescato che è inutile. Però se Bonnie non trova removal è... Ah, dici, tu se la sta giocando sul fatto di non avere removal. Però io gliela facevo giocare due volte. Sì. Beh, con Ascanta la trova sicuro. E la fa subito. Deve pescare una creatura. Oddio, una creatura mi sa che ci fa poco. Ma lì dentro ci sono anche i viandanti, eh. Ah, okay. Ci sono due Jace, quelli che fanno millare, sì, eccetera, sì. E due Kaito. E un sacco di terre. Infatti Kaito gli è arrivato. Sì. Però entra. Ogni ha o due o tre carte, no, tre carte direi in mano. Non so onestamente che cosa abbia in mano. Sembra un... Può essere che abbia un farewell? Può essere, ma non... Muove troppo in fretta. Sta pensando se entrare o meno. Tanto vediamo di... Se c'è. Di Kaito scarta terra, tanto direi che ne ha più che a sufficienza. E ah, è la, non viene il nome, la terra di Kamigawa Otawara. Otawara. La Otawarato. Oh, beh, già almeno cominciano ad arrivare le pescate. Sì, esatto. Tanto adesso farà di nuovo pesco scarto. Se entra, ma a quanto pare non entra. Attenzione, sta raccogliendo terre per terra, da per terra. Costa 4, fa scanta? No, fa il castello? Cosa sta facendo? Non lo so, non vedo... Sì, credo sia sì, scantando. Okay. Scantando. Però in risposta al cast, quindi ancora non è entrato. Terza ley line. Vabbè, sta scavando, sta scavando come un porcellino. Sì, sì. Il problema è che lui ha pescato il nulla del... Del nulla, esatto. Però intanto cioè, entrare entra, perché se non ha counter in mano, con ley line non può counterare. Ok, segnalino su Kaito. Che penso faccia pesco scarto di nuovo. No. No, fa il ninja, fa il ninja imbloccabile. Sì. Oh, va bene, c'hai il removal, ok. Sì, esatto. Però tra l'altro lo fa con Kaito, lo fa con la negativa, la meno 2, infatti sì. È a 1. Adesso lui fa out. Esattamente. Però va sul ninja. Però okay. Non ha giocato l'altra creatura. No, a flash. Ma cosa? Il Borrower l'ha giocato comunque. Ok, eccola che arriva. Ok, direi che è nel turno di Bonest. Tappo 2. Ma dai, non c'è un'altra? No, dai. Però questa è pesante. Chiaramente cheating, li sta tirando esatto. Fuori dalla tasca. Quando prima gli sono cadute le carte ha tirato su. Poker di ley line. Questo è pesante. Su chi la fa però? Ok, sì. Ok, infatti perché lo sì, fa, sì. C'ha l'enter in the battlefield di millare, ok, bene. Adesso cominciano ad arrivare le minacce, per forza, perché sì. Abbiamo pescato la miliarda di... Esatto. Vabbè, quello lì, flashato, non risposto, è letale. Sì. Puoi fare scarto pesco. Esatto. E comunque non è male. Anche, no, cioè, Kaito... cominciare a buttarsi via della merda che hai. Anche lo stesso fatto a push, non gli serve un cazzo. Anche secondo me.
Però finché avete terre inutili può scartare quelle e tenersi il push magari per una, per un animabile a caso, squalo, sì, sì, infatti. La fa in risposta a Scanta. Sembra di sì. Boh, io l'avrei fatta nel suo turno. Probabilmente... Beh, quel mazzo lì saranno solo removal. Sì. Però intanto le leyline sono finite. Questo... Sì, ma credo che una marcia, cioè, una vratta c'è, sì, la vratta, sì, c'è. I Make Disappear non se ne fa un cazzo perché l'altro c'ha miliardi di mana. Però anche Bonnie vedo che non è che, a parte le removal, non sta pescando... Ecco, io la lista di quello non ce l'ho. Però è quel classico mazzo che c'ha tipo tre chiuse. Cioè il resto è prendo tempo. E prendo tempo, esatto. Però ero curioso di vederlo perché me aveva prospettato come... No, oh, Teferone. Teferone, carino. Però costoso. Sì, però oh, ti fa anche stappar due terre. Sì, 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 certo, certo. No, più che altro è che non credo abbia visto tanto di meglio, cioè, sì, quello è vero. Forse c'era una vratta, forse. Ma ce l'ha già in mano. Perché per me quello lì è effettivamente un farewell. Sì. Solo che è molto costoso. E secondo me si caga in mano da un suo counter. Che effettivamente però ci sono. Due spell pierce, però vedi, però. Ci sono due di main, più che altro ci sono quattro counter di side che entreranno sicuramente. Sì. Quindi se la porta a casa è un buon candidato a portare a casa la partita. Però a parte i due spell pierce di main non ne ha altri. No, non ne ha. C'ha Juarez di Disruption, ma è brutta adesso. Sì, adesso sì, non serve. Oddio, su un cast di Teferone, cosa arriva adesso? 5, probabilmente Teferone. Sì. No, letali sono questi due dispute. No, non più... sono 5, sono 6. Sono 6 farewell. Farewell. Li leva tutto, tranne gli incantesimi. Non leva Planeswalker anche. Gli ha lasciato Planeswalker? Scusa, ma il farewell non leva tutto? Non esilia tipo tutto? Controlliamo subito. Artefatti, creature, incantesimi e cimiteri. Ah, ok, quindi non tocca i Planeswalker. Esatto. Beh, quel Kaito potrebbe fare ancora danni allora, eh? Vabbè, va su. Va su per forza. Però basta. Quello vede. Cling to Dust per pescare. Cos'è successo? Ho giocato Cling to Dust sulla carta al cimitero di Bonnie, ma ha pescato terra di nuovo. E qui adesso è dura però, eh. È vero che Bonnie ha 2, però se entra anche Teferone è difficile chiuderla. E invece è un passo. Una creatura è arrivata. Vabbè, quindi scaviamo ancora. Esatto. Comunque Kaito, secondo me, se la porta a casa... No, sta scavando, mette creatura. Mette creatura. Ci prova. È un 1-1 o un 2-1? 1-1. 1-1. Però è imbloccabile. Sì. Però se adesso va in fatto Ferone glielo può rimbalzare. Glielo rimbalza, però ha pescato un'altra creatura. Un flash. Io sarei andato ancora giù, perché secondo me le carte che trova scavando sono più belle di un 1-1 imbloccabile. Sì. Basta, tutori. Questo non lo conosco, tra l'altro a 7. Che cosa... Ah beh, è Dig to Time. Non lo vedevi da un pezzo perché non giochi Pine, ma sono legali. È vero che è legale. Sì, è quello che... Cruise. Sì. Vediamo se ci fa spizzare che cosa guarda. Almeno un paio di terre le ho viste. Può tenere 2. No. Quello sembra un counter. Potrebbe essere... Cioè, è una vratta sicuro. Verdetto. Verdetto. Quello è un problema.
però senza Teferino non può farlo né turno dell'altro, quindi comunque Teferino non ci sarà mai più in Pioneer, è bannato. Che bello, allora ricomincio a giocare Pioneer. Quella? No, non conosco. L'arte non la riconosco mica. A tre, e cosa fa? No? È un incantesimo o è una magia? No, questa... No, mette dei segnali. Segnalisti? No, prende una marcia, prende un passo di incarniente. Adesso voglio andare a vedere che carta è. Cos'è? Ah, ok. È Narset di quell'edizione che hanno fatto i Planeswalker a vecchia maniera, quindi con un muro di testo e senza i segnalini. Infatti vedi che ha tre segnalini, quindi per quello che si è preso la marcia. A uno? Uno è passato, nonostante la marcia? Beh, a uno non è morto nessuno. No, quello è vero. E si diga. Vai giù di Vanga e Badila. Poi cosa hai preso? Cosa hai trovato? No, insomma, qui è molto dura. Beh, cioè, no, sappiamo che sicuramente due teferoni. Due teferoni, direi. Cioè, sicuramente una marcia perché l'abbiamo vista. È un verdetto. Ah, Fairy Mastermind. Però vengono buoni push adesso. Mm-mm. Beh, se è tutto tappato vedo dentro con la moto col push. No, invece no. Ma sai non perché? So che c'è il coso. Verdetto non l'ha visto, vero? No. Ed è arrivato. No, Verdetto non l'ha visto perché l'ha preso di Dig. Giusto. Quello che ha visto è una marcia. Io cercherei sempre di farlo tappare con. Cioè farli nel suo turno quelli lì. Mm-mm. Però di nuovo ne ha approfittato perché era tutto tappato. Sì, certo. Però fatto così, ok, te lo bratterà. Esatto. Make disappear che si vede proprio che non avevi trovato niente, c'erano quattro terre, penso, le altre. Sì, perché direi che sta messo bene con l'altra terra. Gioca anche la terra che diventa gigante, immagino. Sì, 100%. 100%. Qui si svratta. Si svrattano. Com'è andata? Attenzione. Ho vinto 2-0 con Mono Rosso. E sai che cos'è che ha vinto? La sei data di carte del spettacolo. Esco. Qui invece male. Male? No, in realtà non siamo 0-0, non sì, è male. Sì, no. E 20-1, esatto. Però. per quello è classica male. Partita da contro. Quanto manca? Quanto manca? 21 è brutto. Lo chiede. Però effettivamente ci sta. 21. Teferone è arrivato. Bonnie punta l'1-0, secondo sì. me. A quel punto lì devi tenere botta e sperare che... Io non so cosa conviene a Paolo in realtà. Hai visto che cosa ha pescato? No, vedo un consiglio. Days and Doing con Narset per terra. Secondo me non è... Non vai più avanti. No. Ah, che ha floddato malissimo. Sì, è vero. Ma infatti per me è che non è concedere provare peccato, i prossimi peccato aver beccato adesso Zareth Sun. Peccatissimo. E che così Paolo sta facendo il gioco di Bonnie. Sì, io. Beh, che è brutto dire. Gliela do su. 20-1. Sì. Però non. Però oggettivamente come fa adesso? È che non hai possibilità di andare in faccia se non dalla combat. Esatto. Consider è arrivato, l'avevo visto. Tiene.
No, più che altro sai che cosa? Me la giocherei molto sull'essere forte di side, perché ho quattro counter belli, cioè comunque quattro counter esatto. belli, perché due negate sono belli, sì. E due, anche i due mystic, dispute sono belli contro di lui. Sì, molto. Vabbè, che io non conosciamo la lista di Bonnie, quindi... No, qui però... Dei Sandwing entra e mi sa che sì. la chiude. Sì. Questa qui l'ha tenuta io, più che bene, Bonnie. Io qua mi dichiarerei sconfitto, sì, onestamente. Sì. Zareth Sun. Attenzione. Ancora ci prova. Ci tiene, dai, ci... Ci prova, beh, giusto sì, provarci, sì, sì. Giusto provarci. Non so, perché comunque adesso non so. Ha un make disappear. Sì, sì. Ogli ne tira due. C'ha altri due verdetti in mano? Tre. Sprompo. Via Fable Passage. Ma perché non l'ha rotto? Basta, concesso. Niente, concesso. Io avrei concesso prima perché così stai facendo il gioco di Bonnie. E tu un paio... Tirarla per le lunghe e vincere 1-0 gli va più che bene. Un paio di minuti in più. Sì. No, no, qui Bonnie l'ha controllata molto bene. Mm. Paolo ha visto 4-5 creature. Più due ninja pochissimo, una marea di terre. Esatto, quante sì. volte... Ha girato. Beh, effettivamente c'è anche un coso. Non avevo considerato di che potrebbe interessargli anche un Disdainful Stroke. Vero? Perché alla fine se ti fa Teferi gli dici. Ma è solo creatura o. No, qualsiasi spell allora, da 4 più gli fai un bel medio. Anche su Farewell. Ci sta. Purtroppo il verdetto è incounterabile. Carta che sì. ho sempre odiato io. I push. Vediamo cosa leva, che ci fa vedere cosa leva. Sicuramente i push li ha tolti. Anche se contro gli squali non sono. Però non so quanti ne giochi. C'ha anche i mastermind. Ma poi sì. non ha visto i loro pensieri. Che non ho visto 4. Niente, non ho visto niente. Sai, guardargli la mano era bello a un certo punto levargli la bratta. Sì. Quanti ne gioca di rovista pensieri? Quattro. Ruba pensieri, 4. Sì. 4, sì. 4, 4. Tipo, quattro vabbè, tozzi. Gli eleverei Shield ed Edict, per esempio, sì. Scavenger, tutto sommato non è così figo. Però quindi dentro hai sicuramente i negate, il dispute, si può mettere anche il Disdainful Stroke, Cling to Dust... Non ha visto Deluge, non ha visto altre cose con... No. Quindi direi che Cling to Dust può fare a meno. Jace dice... Fino al tuo prossimo turno una creatura prende meno 3, meno 0 fino a prima del tuo. Quindi un po' si protegge così, ma in questo caso... Più che altro con la meno 2 e un giocatore avversario 1003. Esatto. E poi se in un cimitero ci sono 20 o più carte, pesca 3 o se no pesca 1. Se riuscivo a farlo andare giù e poi meno X, 1003 volte X carte. Quindi di base potrebbe millare 15 di suo. Sì. Senza troppe... Però non credo Paolo voglia vincere di 1000. No, però se cominci a vedere tipo un paio di Enforcer e un paio di Rogue, così comincia a essere tante millate. E poi sono tanti danni con un paio di Enforcer. Oh, l'aveva portato a 1, Sì, sì. Per il pelo. Il giocatore di Barn è brutto quando rimane a 1 l'avversario. tristezza. Sì. Tristezza. Sì.
Allora, ma qui partirà, partirà Baroni, sì. Tiene? No? Non capisco, no. No. Non mi sembrava così brutta. Ma è riuscito a vedere qualcosa? C'erano tre terre, mi sembrava, e almeno un paio di creature sicuro, le altre due non le ho viste. Invece Bonazza tiene. Altro, casualmente, hanno lo stesso colore di buste. Sì, infatti. Incredibile. Ok, vediamo un po'. Urborg. La seconda, Esuari Disruption, Ruba Pensieri. Drone in the Lock. E non vedo creature qui. Una sola, forse. Una sola. Però non vuol mulligare a 5, ci sta. Sì, vai troppo sotto. Sì, l'altro no. Ne ha 8. Già lo svantaggio carte è importante. Qui fai terra roba pensieri e esatto, vediamo. Che comunque non è mai male. Ah, ok, solo verdetto. 5 terre. Wow! E... sei terre? Sei terre verde? Terre, porca miseria. Mamma mia, che keep! Però, che keep assassino che ha fatto. Se l'altro aveva poco una creatura, sì. Adesso. Coraggioso questo keep di Bonazza. Io adesso faccio passo. Tiro. Bravo Paolo. Ho fatto quello che avrei fatto io. Tira la creatura in end. Sperando che. Non abbia pescato counter. No, invece non la tira. No. La ce l'ha allora? Non è che un altro drone in del... No, ce l'ha. Ce l'ha. Allora a quel punto lì io facevo roba pensieri adesso. Ah, per giocare intorno a Censor. Ma avrà make disappear. No, avrà proprio absorb. Infatti per quello che l'avrei tirato infatti il turno prima. Sì. Vabbè, adesso gli guardo la mano, mi dispiace, ma... O se no, tanto hai counter. Sì, effettivamente c'ha due drone in the lock. No, rispondi. Subito. Non può counterarla, perché ha due carte al cimitero e basta, buono. Si può counterare dei drone in the lock. Mamma mia, questa fa male, sì. È vero. Ma io avrei fatto prima ruba, comunque. Che... Okay. Adesso arriva Ruba. Male qui. Qui ha poi è il turno di Bonnie, non può mica farlo. Qui ha invertito. Ha un po' tiltato. Sì, sì. Un po' tiltato su quella cosa lì. Arriva Ruba. Mamma mia. La Leila in cera. Ma adesso si va. Il primo guarda X card che vede Bonnie. Secondo me. Sì. Chiude la partita. Field of Ruin. Su Urborg? Sì. No, su Castello, giustamente. Castello, sì. Che era appena arrivato. Non avrei tappato, però. O ero obbligato a metterlo in gioco tappato? No, perché ha tappato per far ruba. No. Sì, ruba è un po'... E tenere aperto per Castello. No, però è tappa 3 Castello. Tappa 3 Castello, sì, no. Sì. Sì, allora... No, non ce l'avrebbe fatta, ne aveva solo 3 stappate. Quindi non poteva farlo lo stesso. Tornato il Planeswalker? Sì. Kaito. Vediamo un po' se stavolta riesce a tirarla su Kaito. Una sola carta coperta per Bonnie. Carta trappola sicuramente, però Kaito entra. Fa ninja. Ok. Otawara in gioco. Che ne ha un'altra in mano comunque. Sì. Questa qui è un'Otawara. Sì, sono art diverse. Ok. È qua probabilmente con un ordine diverso delle giocate, sì. Era molto più in vantaggio, sì. Però sta andando anche di fretta perché sì, effettivamente non ha molto da pensare, cioè non sta giocando contro il tempo, che per non quello è... conveniva secondo me concedere prima. Vabbè, a un certo punto... dentro un danno e pesca, sì. Senza scartare. Oh, Strocca ci piace, sì. Però deve cominciare a giocare delle creature, sì. Ancora, come prima. Beh, ha l'Enforcer in mano, l'ha pescata. Sì, quello è vero. 1, 2, 3, 4, arriva. 5.
Shark Typhoon ciclato. Ho paura che abbia saidato fuori tutti i push. Beh, contro un Indelock lo uccide, eh? Sì. Dipende da quanto l'ha fatto, da 5, quindi a 4. No. Costa 0, giusto, non è... Non ha bisogno. Beh, io tutto tappato lo tirerei. Sì. Sì, infatti lo fa. Eccolo lì, ok. Entra anche un Enforce. No, sì, forse in questo modo secondo me per uccidere lo squalo, perché il mazzo non riusciva a elevare lo squalo in nessun modo, no? Un push se li gioca. Ciclatrioma. Hai, non ha proprio niente. Beh. Due terre sicuro di quelle coperte, l'altra non l'ho vista. Poi tra l'altro non è nessuna terra che pesca. C'è una bratta, mi sembra. Mi sembra un verdetto. Ha millato una marcia e una terra, mi sembra. Ok. Questo turno dovrebbe entrare, però non sono 8 ancora, credo. Sì, invece, ho messo i segnalini. Sì, ok. E dentro con la moto. Sì. Poi si pesca di Kaito. E vediamo un po' cosa succede. Ruba pensieri. Ruba molto carino. Guardiamo la mano. Subito. Così ci aiuta anche a noi nel commento, dai Paolo. Esatto. Dacci una mano, no. Dai una sbirciata. Perché no? Io l'avrei fatto. Sì. Beh, noi sappiamo che ha il verdetto in mano, però... Sì, no, ma a prescindere, io sarei stato curioso di vedere, sì, cosa aveva in mano. Peccato. Mm-hmm. Qua c'era l'incastro. Parte verdetto, però, se non ricordo male, ha una sola carta in mano, che è una terra. No, anche una Tawara, però una terra. Va di ninja. Ok. Vabbè, i verdetti quanti sono? Ne ha già tirati due, basta, penso. Non penso che abbia tre verdetti col mazzo. No, visto che anche un farewell. Non gioco tre. Però, vabbè, dipende dalle liste. Un po' troppo tre. Perché poi completo col quarto che lo metto... In che hai velito oppure foul, dipende. Infatti c'è un farewell sicuro. Utawara toglie il ninja. Però c'è una terra animabile. No, fai l'animabile. Ah no, sta scartando quella, perfetto, okay. Bravissimo. Fa l'animabile. Ruba non lo vuole giocare. Beh, in questo caso lo squalo sarebbe entrato lo stesso, anche con Ruba. È tutto tappato? Sì. Allora c'è un altro drone in the lock. E non lo tira. Di cosa ha paura? È rischioso. Di cosa è spaventato da non tirare? Che ne entri uno più grosso, non so. Adesso però... Però adesso è stappato. Io avevo fatto top size prima. Non era il suo turno, quindi... Almeno vedeva se aveva accanto. No, era già in end. Beh, può pagarlo quel dispute. Sì. E dice di sì. Non so. E lo squalo ha ucciso Kaito. Adesso lo va a pensare, ma è un po' tardivo. Ivo tardivo. No. Make disappear. Per non fare animale a terra. Quanto vale quella carta? Vale una non animata? Sarà una terra, ci scommetto. Guarda, ci avrei scommesso quello che volevo. Però si va investito da tantino. Non ha visto tantissimo. Però ciclo a terra. Ancora ciclo. Sì. Pesco, ovviamente pescherà due bombe. Beh, finora non Narset. Ho visto molto. Narset è una bomba. Drone in the lock stavolta funziona. Forse. No, dai. Ah, ciclo, attenzione. Ciclo. No, vabbè. No, vabbè. bravo. Sì, beh, adesso è in una situazione di board che non la risolvi più.
E ha visto pure le line binding. No, non la tira più su. Siccome non c'è un incastro. No. Ha perso il Planeswalker che gli faceva vantaggio. Cioè, peccato, io ti favo. Da buon giocatore di mazzi agro ti favo ovviamente per l'agro, però qui mi sa che no, Bunny l'ha giocata bene, è stato fortunato in questa partita, con la prima l'ha giocata molto bene. Sì, più che altro che Paolo aveva gli spot per fargli male, sì, e non tentato da prima, finita 20-1 è brutto, eh. Sì, sì, è vero. Poi devi giocare contro il tempo. Non è proprio la situazione più agevole, ma io qua non. Cioè, l'ho giocata talmente tante volte contro un control che in quella situazione lì non la tiri più su. Mestamente, tu continuerai a provare a picchiarlo, ma non la tiri più su. Come si chiama? Un cream to dust? No, è la terra, la terra mangia, quando attacca mangia una carta. Mangia ratti. Mai sentita neanche nominare io questa terra, però. Perché non giochi da Arena, è vero. Come si chiama in italiano? È occhio. È la tana del Beholder. Sì, dell'occhio tirante. Sì, tutti vanno. Tyrant. I go play Tyrant. Sì. No, è forte. Più che altro si anima 4 e la minacciata. Solo in mano c'è solo counter. E non se ne fa niente. No. Sì, però secondo me adesso stanno giocando di race, ma è davanti quello, lo Shark Typhoon. Ma non è un 3, la terra? Eh sì, fa prima la terra. È un 2 lo squalo? Lo squalo è un 2. Ah, mi sembrava un 3 lo squalo. Lo squalo è un 2. È un 2? Sì. Pensavo fosse un 3. Cioè, ciao, se la gira di terra e di niente in mano, è il mio idolo totale e definitivo. Mania, non le vedo, quelle due lì le tiene troppo coperte. Size, secondo me, ma... No. Chi, Paolo? La prima, sì. No. No. Sono tre counter. Un Disdainful Stroke. Un Negate e un Pierce. No, non si era giocato. Pierce adesso. Narset, Red of Fame... Vince la counter war. Vabbè, ne ha di più. Col negate. Bisogna picchiare di cose un po'. Ah, sì. Perché sì. Non muore. Ma in realtà. Beh, l'enforcer è un 3. Sì. Gli è rimasto lo stroke in mano. Sì. Quindi se l'altro non pesca counter e si azzarda a tirare la ley line... Ma su cosa lo tira? Ah, è dito di Shroud. Edito, esatto, scarto squalo. Molto bene, però non... Allora non era uno stroke. No, perché vuole rimanere rotto. Li ha lasciati dentro. Vabbè, carta del 5. Perché non è attaccato di terra? Perché così rimane open. La Gilda. Sì, però... Che non ce la faceva? No, rimaneva open di uno altrimenti. Però sai che ha solo ley line, boh, io non ci avrei provato. Però in realtà Ottawara ne ha già giocate due, una giocata e l'altra, quindi non penso... Attenzione, abbiamo venduto la pelle, ho venduto la pelle dell'orso, no, troppo anch'io. Presto. Vabbè, l'altro si è fermato, sì. E mo gli è collassato il mazzo. Depressione, basta, via a casa. Beh, ha tenuto con questa mano, era 6 terre e un verdetto. Scartato di primo turno. Un po' coraggioso. Un po' te lo meriti. Senza offesa, però. No, è vero, un po' coraggioso. Questa qui è stata una... Vabbè, generalmente giocando contro un mazzo che scarta, io tendo a tenere qualsiasi mano giocabile a 7 o... Sì. Diciamo che 6 terre e un verdetto non la vedo molto giocabile. Sì, porco 2! Più che altro non aveva nessuna terra che fa guardare, cioè non aveva castello, non aveva niente. L'ha pescato dopo, almeno mi sembra che l'abbia pescato dopo, vero? Non ce l'aveva in prima mano il castello. Non mi ricordo, non me lo ricordo. Non c'è. Perché ha bisogno. No, però intanto vede, eccolo lì. Lui di mano, no, gli guadagna 3. Loro hanno ancora un minuto. Ah, ok. Hanno ancora un minuto, eh. C'è Melli. Però pescano 7 tutte e due così. Sì. Aspetta che glielo vado a dire.
Cioè, in sette carte la trova la removal sulla terra, sicuro. Però su sette carte lui potrebbe trovare anche le bombe. Se trova tutte le fa butta uno, bene o male. È vero. Abbiamo scelto bene comunque a partire a far vedere. Poi deve trovare una removal e dall'altra parte non ci riesce un cazzo, ve lo dico perché. Vediamo. Quindi è entrato Dayzone Doing. Entrato Dayzone Doing, entrambi per scambiare. Adesso si scambiano i mazzi perché hanno le stesse bustine. Esatto. UV pesca 7, però dalla parte di Paul Byron e via. Beh, è uscito quello che vuole. Ma se gli basta una terra, no? No, non gli basta una terra. Perché c'ha due hive lui, no? Sì, ne ha due. Quanto costa? Costa 4 ogni mare live. Ma in realtà può anche fare con una sola, cioè in realtà può rimanere tranquillamente. Ma gli manca il tempo, eh. Cioè, perché tra poco cominciano i turni. Però è a 5, quindi sono due girate. Se passa, sono due girate. Se passa. Attenzione, molto close, molto close questo per il pareggio. La mano è bella piena, sì. Bella piena. No, lui decide di attaccare. Dentro di 3 easy. E si va a 2. Però se finisce di nuovo così. Passo, porca miseria, passo, che botta. Passo, 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 passo. No, absorbe ancora. Che lo rimanda indietro di un turno. Io non l'avevo tirato. Anche io non ti serviva adesso. Ma infatti non l'avrei tirato manco per il cazzo. Però, allora, lì c'è un ruba. Eccolo che arriva. Vediamo cosa va. Ma te lo prendevi qui, comunque. Sì, sì. Cioè, te lo prendevi qua. Si vede la qualità con ancora absorb, mamma mia. Vabbè, per 15 turni. Vabbè, non adesso, niente, adesso counter forza. Deve arrivare. Sì. Cosa? Un drone in the lock che non funziona. Oh, beh. Ma dov'è il cimitero di Bonnie? Ne ha una sola? Non funziona. Io mi countererei il mio rubapensieri a quel punto. Perché così perde il target quell'altro, no? Ora se si counterasse il suo ruba pensieri, sì. perde target, quindi non sì, guadagna sì. 3. No, esatto. A quel punto lì avrei fatto così, alla brutta, se è l'unica cosa che hai. C'è un Kaito, sono due drone in the lock. Non ho capito perché non se l'è sparato sul suo corpo. Perché non ci ho pensato. Perché è un po' tiltato dopo il primo game che è finito 20-1. Ha vinto Bonnie, ma era uno di vita. Non è riuscito a chiuderla. Bastava che attaccasse di seguito senza far niente. Bastava. Vabbè, però non c'è il tabut. Non ha pescato 5 creature e non sono state abbastanza. Sì, sì, devo solo attaccare. Niente absorb, niente. Ah, vabbè, oh raga. Ci sta. Ci sta quello sì. Anche vabbè, la prima volta che gioca il mazzo. Sì, 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 no, sono d'accordo. Oh, io ho preso le fiamme. Kaito entra. No, rosso. Ma abbiamo detto che è turno. A me sembra 2, non 1. È turno 2. Non li hanno segnati, ma è... era. Che cosa ha fatto? Cos'è questo? Kaito. Mystical sul Kaito. Esatto, è Bonnie Mystical. Mamma mia, che partita. Sì. Cioè, c'è stato almeno un paio di switch su. Dai segnalini è il turno 2. Ma non questo, tutta la partita. Allora, prima è 1-0 Bonnie sul 20-1. Concede Paolo perché non c'aveva modo di chiudere. Però ho concesso anche lì troppo tardi, secondo me. No. Ma qual è il dado che segna i turni? Ah, quello lì. Quello lì è questo. Il quarto. Ah, quarto. È quarto che concede. Sì. Niente. Penso che sia pareggio.
No. 1-0 Bond. 2-0. Sì, cioè, questo. Ah, sì, ah, sì, okay. Sì, 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 sì. 1-0. Peccato. 1-0. Peccato. Cioè, no, ripeto, io ti favo farabutti, lo dico, però peccato. Peccato per Paul. Sì. Bella partita, però. Sono un account stuzzato, ma poteva smuovere le cose. Ma sì. Liboni cosa faceva? Ricounta di nuovo. Vieni di qua nel caso. Esatto. Comparare da dietro lo schermo. Ricounta di nuovo Tuxai. Io l'ho preso da. Tanto grazie per il follow, Rafael Meota. Io l'ho preso da Monorosso invece, il tuo. Sì? Sono calato troppo veloce. Io non ho trovato nessun absorb, non ho trovato niente da recuperarmi qualcosa. È finita così. Una breve storia triste. Contro Monorosso. Va bene, primo turno è andato. Primo turno abbiamo i risultati, adesso stanno generando il pairings del secondo. Sono già arrivati i pairings nel secondo turno, quindi direi bravissimi. Che possiamo anche temporeggiare un attimo e vedere chi va in streaming. Sì. Comunque abbiamo scelto prima partita molto bella. Avrei mai detto, è stata molto veramente bella. Tirata. A un certo punto pensavo che la girassero. Sì. La prima l'ha girata molto bene, invece. Sì, è stato bravo. Stato bravo, è stato bravo perché a uno sono dettagli. Sì, sì, sì. Però sono... mi hanno insegnato che se l'avversario rimane a uno non è mai merito suo, è solo colpa tua. Non dovevi lasciarlo a uno. A uno, vero? È colpa tua. Vediamo. Ti lascio un attimo. Certo, vai a scegliere. Vado a vedere. Mandare. Sì, sì. Abbiamo un buon Budri contro Battaglia che ritorna sul luogo del delitto dopo tantissimo il tempo. Grande ritorno, è vero. Ok, allora adesso cominciamo a startare, vediamo un po'. Ok, direi che a sinistra troviamo Budri, sì. Vedo già un bel gigante dalla parte di Simone. Sì, quello ti piace. Sì, sono sicuro. Quello di Battaglia ti piace. Quello di Battaglia ti piace. E non mi piacerà invece quello di Budri che no, non so cosa giochi, ma tutte le volte che ho giocato contro di lui non mi è piaciuto perdere. È un giocatore di spesso di veicoli. No, anche creativity. Però non so cosa vi ha portato adesso. Ok. Per cui bisogna capire un attimo che cosa ci ha portato. Non so se riesco a farti compagnia per l'intero turno. Ma sì, ma non ti preoccupare, quando ti devi abbandonare, abbandona. Io mi do un'occhiata alla partita e in serenità. Magari faccio un salto nel pomeriggio se riesco.
Ci vediamo. Ok, direi start. E si balla. Vediamo un po' intanto, almeno capisci che cosa gioca, cosa batte, se te lo posso dire, è un Possibility Storm. Ok. Quindi è questo tipo di mazzo, che questo pure l'ho listato, quindi ti posso dire, ti posso far vedere, è un mazzo del primo Pioneer questo qui, eh. Ah. Infatti non mi dice qualcosa ma non lo ricordo. È proprio questa, si basa su questa Possibility Storm, l'incantesimo, non mi ricordo mica che cosa fa esattamente, che quando un giocatore gioca una magia dalla sua mano esilia tutte le altre carte fino a che non ne trova una che condivide il suo tipo. Ok. Poi casta quella senza pagare il suo costo di lancio, le altre penso vengano messe sotto in ordine casuale. Okay. L'unica cosa costa 5. Mm-hmm. Poi dopo col fatto delle avventure, okay, puoi castare l'altra parte, no? Okay. Quindi casti tipo una strego e ti entrano tipo questa che è tipo Enter Indefinite, okay, oppure l'Instant, becca questa che è un tutore, che è Shared Summons, okay, ecco, bene o male, però per il resto come puoi vedere è un aggro. Okay. Anche perché sì, vedo Chandra, Kiora, quindi sicuramente c'è girerà anche, dei bei... C'è anche Borborimus, esatto, che è una carta più romantica che abbia mai visto. C'è un Crusher, ma mi piace questo. Piace? Sì, questo qua. Beh, sì. I colori questo sono è il mio genere. I colori, esatto, sono quelli, sì, sono quelli belli. Sì. Mentre scopriremo un attimino che cosa... Intanto non ci sono companion da nessuna parte. No, vedo un po' di rosso, quindi probabilmente è Creativity e non i veicoli. Vediamo. Mi sembra la terra di Kamigawa. Intanto c'è un mulligan. Sì, quella è una montagna di Kamigawa sicuramente. C'è un mulligan. Non ho visto che inizia. Non ho e, visto c'è un, e c'è un mulligan anche dall'altra parte. Sì. Però direi che inizia Budri. Sì, effettivamente per quello che ho visto non aveva una super mano. Tra l'altro spettacolo col giubbotto, sì, quando ci sono 20 passagradi. Saranno 22 gradi. Col bomber proprio. Sì, vecchia maniera. No, vediamo un tanto. C'è anche Rumble Master. Sì, due. No, oh, quello sì che mi piace. Quella è la, è la carta per eccellenza. Questa mano... Sembra che si possa tenere forse qualche terra di troppo. Ah, è secondo mulligan, mamma mia. Via Rumble Master. E Shared Summons. Oh. Bene. Vediamo chi inizia. Ok. Terra tappata, go. Quindi non c'è neanche l'elfo. No. Pathway sul rosso, sì, quello lì è un Creativity blu-rosso, sicuro. Sì. Bisogna capire che tipo di Creativity è. Esatto. Perché può avere, puoi avere la combo Wurm, no, invece quella con Girulk, molto, molto carina. Ah, sì, quindi Magma Opus, Girulk. Stomp in faccia così, boom. Due però è sparito. Cosa? Non è all'avventura quel gigante, è proprio partito in un altro universo. È su un altro piano. Pathway sul rosso. Adesso anche lui. E ora lo gioca. Buon Crusher, così. Sempre bellissimo. Magma Opus, quindi tesoro. È un bel mazzo, lo sto guardando, cioè ti dà un... Cioè, è diverso da Trax, però col fatto che le puoi giocare anche serenamente di mano, i Girulk non sono male. È vero. E poi c'è sta carta qua. Sì, Ball of the Mirror. The Mirror Breaker, giusto si chiama. Che battaglia. Mm-hmm. Possibility Storm gioca D-Side.
È incredibile. Questa è, sì, è una touch clamorosa. Sì. Anch'io quando ho visto la lista ci sono rimasto. Infatti voglio vedergliela usare in che occasioni. Comunque, tapped out. Non ha creativity. Però se l'andrà a cercare di favola, per quello che ha fatto una favola così precoce. E lì in compenso abbiamo ligato a 5 e pescato solo terra. Sì. Però infatti il Rumble Master... Ecco, è arrivata puntuale come un orologio svizzero creativity. E qui adesso... Si butta via 1, si trova divide by 0. Quindi pure il rimbalzo. Sì. La vedo male, Qui è brutta. Mulligan a 5, ho pescato 2. Che terre. Fai terra. Attacca anche. Si schianta per fare tesoro. Ma io a sto punto farei terra e Girulk. No, invece no. Che vuole andare in faccia con quei 4 danni. Vabbè, ci può stare. Terra? No, invece no. Ha paura di qualcosa. Probabilmente con quel Divide by Zero vuol capirci più qualcosa. C'è un'altra tua carta, C'è un'altra tua carta. E invece gli dice no. Rimbalzo. Rimbalzato in mano e fa learn. Vediamo cosa va a prendere di learn. Scienze sperimentali? No. La classica che fa tre pedine. Fa un 1-1, un 3-2 e un 2-1 volante. L'unico che non fa è il 4-4, ma è un altro Magma Opus. Cioè comunque non vedi proprio male Budri. No. Cioè in questa situazione cosa fai? Scarti un altro Magma Opus, faccio tesoro, faccio un ulteriore tesoro. Invece temporeggia di nuovo. Volevo fare il turno dopo, ma non ci sta a farlo questo turno. Che fatto avevi 4 tesori e 2 mana open. 4 tesori e 2 mana open, ha bisogno di Cino. Vabbè, doveva sacrificare la pedina. Però comunque mi sa che per... È brutto, Capitan Lannery Storm, mamma mia. Che carte ti sto facendo vedere? Che carte ti sto facendo vedere? Sì, che roba ti sto facendo vedere? Questo è romantico. Vai a casa felice dopo. Esatto. Non so come se la può cavare, però. Lui quando attacca fa tesoro. Guarda quella carta. Sì, però adesso. Adesso prende. Comunque penso che. Girulk di mano, così. Sereno. Magma Opus. Sta già pensando a cosa sai dare. Sì, esatto. No, sta cercando il tesoro, penso. No, io penserei a cosa sai dare. Sì, vero. Beh. Contro Latina gliela te ne fa un altro. Sì. Cioè, nel senso che te lo copia anche di favola. Cioè, di riflesso di Kikijiki. Esatto. Però sono due giocatori sull'1-0. Quindi la prima l'ha portata a casa, è battaglia. Beh, quindi ovviamente con Gruul non poteva. Non poteva. Questa era difficile da vincere. Questa onestamente molto difficile. Sì. 1-0. Vediamo cosa. Ti posso far vedere la lista. Ti posso far vedere la lista di battaglia. Poi dopo purtroppo ti seguirò su Twitch. C'hai gli altri due Rumble Master. Ok. Non so perché dello split. Forse per sgrassare un po' la curva. Sì. Ah, ma 4 ne gioca di side di Fable of Mythology. Sì. È quello che ti ho detto. No, non ho capito 4. Beh.
Stone Brain qua sono obbligatorie, sì. Direi Stone Brain sì. Nel resto forse gli Used, perché esatto. Per il resto non so se metterei, boh, vediamo più che altro che cosa non ci piace. Forse Dusty Planeswalker, non Chandra so. Chandra può essere forse sempre utile. Chiora, boh. C'è Chiora, c'è allora, Bonecrusher, quattro Bonecrusher, però ti serve per tirare, per possibilità. Esatto, sì, ma sia questo che l'Obstruct Beast, ti servono per possibilità. Non si possono, Stone Coil Serpent credo sia la spell, è multicolore anche questa. Ma è l'artefatto a zero probabilmente per tirare dentro. Giusto. Per l'Embercliff. Quindi neanche quello si toglie. Penso a te. Sì. Sì, un Glory Blinger con... Anche Borborygmos. Mi sembra molto, molto legnoso. Sì. Borborygmos è bello se lo giri di Possibility Storm, ma lì è casuale. Sì. Giri la prima creatura, quindi... C'è pieno di creature. Invece Budrin non abbiamo lista, quindi comunque stiamo guardando, vediamo un po' cosa sta togliendo. Attenzione, 3, 4, 5, 6. Sono le 3 Uzi e le 3 Stone Brain, sicuro. Sto guardando che anche Budrin ne ha tolte un po', sì. Non ho visto male. O le stava solo contando, ma 1, 2, 3, 4 almeno, credo. Si è messo il segnalino, il segnacarte. No, non è vero. Ha fatto un altro cambio. Niente. Va bene. Io, Nico, ti saluto. Ti auguro ci, un buon proseguimento. Ci vediamo dopo, se hai voglia. Se riesco, grazie anzi di avermi accompagnato, esatto. Un po'. Se no ti seguo su Twitch. Scrivi. Sì. Ci vediamo. Ciao, buona giornata. Se non ci vediamo più, se no ci vediamo dopo. Andiamo in mulligan. Attivi. Quindi, Pilette per battaglia. E tra l'altro è interessante questo Sanitarium, anzi potrei provare a condividere la lista in chat, così se c'è qualcuno interessato può vedere di cosa stiamo parlando e sicuramente avrà scalato anche l'Anneli Storm, anche se gli fa tesoro. Non so, sono molto curioso di vedere come va questo G2 dopo aver un attimino corretto il tiro. Tanto vediamo i mulligan. Ok, si balla. Doppio Keep Asset, doppia terra tappata, vediamo un po', ok, quindi foresta e foresta, ok, c'è una terza terra, una Ooze scoperta, la removal arriva istantanea, invece no, alla fine non è così pericolosa ancora. Due danni.
terra. 3. Chiora. Chiora se si prende un counter. Se si prende un counter. Ecco. Infatti arriva a make disappear puntualissimo. Lì stiamo floodando abbastanza da parte di Budri. Mi sembra almeno un altro paio di terre in mano. Draw. Ancora terra. È un po' il formato che non potendo fetchare ci sono svariate spescate di terra. Vediamo un po'. Capitan Lannery Storm. English we can try, but it's an Italian channel. So you can ask and I can cool thanks I can answer what you want. Terra qui pure. Ho bisogno che raccogliete per il pranzo, certo. Chi vuole cosa, e che poi se me lo portate mi dite a che ora ve li facciamo, che ecco, okay, abbiamo adesso il focone acceso. Ok, perfetto, adesso. Tonight it's morning in Italy, I think no Boros Convoke, but I don't have list already, diciamo, already list, and late we can give some information for the meta game. Ok. Attack by Lannery and Scavenging Ooze. Divide by zero on Capitan Lannery Storm. Quindi bounce. Ok, learn. Quindi Gaiteric Sanitarium. Oh, Possibility Storm. Possiamo vedere il funzionamento del mazzo. Ok. Ok, Possibility Storm, cast. Vediamo un po' che succede. Counter 100%, 100% counter, disdainful stroke.
Budri say no. Ok. Quindi Budri takes the turn. Land. No. Scienze sperimentali. Terra base. Ok, basic land. Ok, attivazione di Scavenging Ooze. Divide by Zero in esilio. Altra possibility storm. Interesting draw. Budri studia. Vieni, vieni a darmi una mano, va. Manca il tuo e il mio. Ok, poi dopo è da portare di là. Dopo gli faccio i conti. Buonasera, buonasera a tutti. Il professor Battaglia è tornato in cattedra intanto, okay, ragazzi. Sta facendo impazzire gli avversari a forza di leggere Possibility Storm. Ci sta, ci sta. Massacrali. E quindi abbiamo Possibility Storm contro Creativity. Sì. Creativity Girulk, tra l'altro. Sì. Lista al momento considerata leggermente inferiore. Rispetto ad Atrax? Sì, adesso si preferisce Atrax. Alcuni preferiscono Atrax. Ma a me non dispiace Girulk, perché te lo puoi tirare anche di mano. Ma secondo me è fortissimo Girulk in realtà. È anche vero che... L'unica cosa, se non hai Magma Opus al cimitero, è brutto. Sì. Cioè non fa niente. Beh, intanto Brother Who's End. Sì, togliamo un po' la board, che dà fastidio. Dicono di dà fastidio. Io ho appena sculato e vinto contro Creativity anch'io, guarda. Creativity cosa? Atrax o... No, quello col Wurm. Ah, ok. È che l'altra versione. Sì, che semplicemente non doveva pescare un pezzo della combo, l'ha pescato. E ha perso. Capitan Lannery Storm. Mamma mia. Che professore in cattedra della sezione. Quella lì è la lista che è in vigore dal primo Pioneer. Esiste da quando esiste il Pioneer? Dal giorno zero. Comunque sta arrivando al pareggio. Attenzione. Beh, però hanno 27 minuti ancora. No, no, 4, no, sta arrivando al pareggio, nel senso che sta. Camper anche di qua? Sì, ne vuole due. Tre? Due. Ah, no, due? Ma okay. Ne vuole uno così e uno così. Ma gli hai detto che è bello tosto. Ah, ho capito, che gli devo dire. Comunque ci chiedono anche in inglese, Se vuoi lasciare qualche chicca in inglese. Ragazzi, che non parlo... Rafael Meota, number one. Tanto ciao, però guarda, non parlo inglese dal 92. E sono nato nel 93. Esatto, penso che... No, nel 97. Quindi, abbiamo un problema, effettivamente. Comunque. E si piega, sì. Sesterza, Capitan Lannery Storm. Non ha paura. Cos'è? Quell'art lì non riconosco. Budri, le sue art alternative. È un rimbalzino. Ah, credo sia... Coso? Ethergast in qualche versione. Ah, ok. Perché l'ha messa sotto. L'animazione l'ha messa sotto, okay. Quindi. Beh, a parte che c'ha un buon crasher in mano e sono già due danni. Mi sembra male. Però secondo me vuole rimanere open. Perché così nel caso lui gli facesse qualche pippolo. Sì, sì, giusto. A parte il fatto che quel mazzo lì spesso lo fa sul tesoro, Cioè, Creativity lo fa sul tesoro. Se non mi sbaglio, lui c'ha in mano anche Poseju. Batta, quindi lui nel dubbio fa, se mi fa fiaba, io sparo due sul Goblin, così non gli faccio neanche fare il tesoro. E ci riproviamo di Possibility Storm. Attenzione, c'è il counter. E tocca per terra. Mamma mia. Oh, capitano in plancia. Mamma mia. Dai. Abbiamo un problema. Dai.
Vediamo un po' cosa tira fuori. Attenzione, facciamo la sorcery, la parte sorcery di Lovestruck Beast. Quindi giriamo le sorcery, giriamo il mazzo finché non c'è una sorcery. Che figata di mazzo. E le sorcery che ci sono dentro, almeno di main, sono Enter Indefinity. Basta. E abbiamo vinto. Vinto non lo so, però... Eccolo, è rimasto dentro. Eccolo lì. Quanto scende quell'affare? Un con 11, no, 12. Mamma mia! Che roba! Che carta invincibile. Quindi lui si pesca il mazzo. Non c'è un'impressione. Cos'è che dice quella carta lì? Allora, pesca carte equivalenti al numero di carte nel tuo grimorio. Poi metti una carta dalla tua mano sul top. E non hai massimo numero di carte in mano fino al tuo prossimo turno. Come fa a vincere questo mazzo? Non mi ricordo neanche. Oh, lui adesso ha fatto quella, ha preso quella, la tira perché c'ha Storm giù, ok? Ok, adesso lui si pesca il mazzo. E mette una carta lì. Cioè, in questo caso, dopo può tirare svariati Bone Crusher, lui essendo a 4. Ah no, ma poi ci pesca Borgomanismo, scarta le terre. È quella no, la combo. No, Dio mio, aiuto. La combo. Che figata. Però ne fa uno grosso. Non è possibile. E adesso... No. Aspetta, quello lì l'ho tirato a 0. Sì. E quindi fa comunque Storm, che è al cast, mi sembra, se non mi ricordo male. Sì, ma dovresti girarlo dal mazzo, no? Però lui in mano, lui secondo me sopra ha messo una creatura a sto punto. Ecco. Bomba! Vedi Borborigmus. Rotto il tavolo. Adesso lui si scarta le terre e dice, mamma mia! Spettacolo. E tutti nell'angolo a piangere. Un altro cadavere di Borborigmus. Mamma mia, spettacolare. Allora, boh, fammelo con la mortazza. Uno però. Quanto costa il pensiero? Credo. Vuoto è 1,20 euro. Sarà 5 euro. Non so, comunque vaglielo a chiedere. Vaglielo a chiedere prima. Perché poi c'era la ne arrivo per G3. Sì, sono qua. Qui si comincia. Shall we begin? Quindi discard a land and Borborigmus Enrage deals 3 damage to target creature or player. Quindi... Però Evergast, male. Cosa? Sì, vuoi venire? C'è Creativity Girulk da questa parte, se vuoi vedere. Budri. E 1-1. Quindi c'è un G3. Game 3. Mi hanno chiesto anche il commento in inglese. Stai parlando di anche, ma così per la cazzo. Non volevi il pinzino, per cui... Finito questo turno. E vieni a vedertelo almeno. Viene anche Mora qua. Sì.
Ok. Change sideboard plan. Ma in battaglia. Side out, possibility storm. Sì, sì. Change totale del mazzo. Eccolo lì. Ok. Side out. Ah. Transformation deck. Quindi in Fable of Mirror Breaker. Side out. Enter in Infinity and Possibility Storm. Certo, certo. Ok, Rubble Master in mancano 18 minuti alla fine del turno. Okay, quindi gli dico... Ok, si balla. Vieni che c'è l'inizio del terzo game. È Budri e Battaglia. Possibility Storm. Mentre l'altro è proprio il tuo mazzo. Venga, 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 commentatrice provetta. Ok. Ok, Terragù. Kamigamao Mountain. Foresta. Ok, l'Abstract Beast in avventura. Ok. E anche se ci sono, riusciamo a raccogliere di noi. Va bene, allora dopo facciamo tutto. Quindi la donnina col cestino. Pathway verde, quindi doppio verde per battaglia, e elfo di là, Nur. Magma Opus scartato, tesoro, treasure token, by Budri, Spire Bluff Canal, credo sia Fiery Impulse in inglese, pare sì. Corso infuocato. Oh. Sì. Quindi Boldebird. Pathway rosso. E attenzione. Donna col cestino.
doppio elfo. Elfo elfo. Double Magma Opus. La combo è online. Ci manca creativity. We need creativity. We need anche land. Also lands. Ok. Piano agro per battaglia. E com'è quella carta? Come si chiama? Capitan Lannery Storm. Lo sto ripetendo. È l'unico mazzo che mi può permettere di dire Capitan Lannery Storm. Volevo Capitan Jack Sparrow. No, attenzione, non mandarlo a zero questo. Salta tutto, eh. Ok, quella è Volcanic qualcosa, Volcanic something. 3 danni, è una creatura, metto sotto una carta che non mi piace. Capitan Lannery Storm, no, non è vero, Love Strike Beast. Ok, dobbiamo trovare terra. E terra è arrivata. E ci fornisce il triplo rosso. Triple red on the board. È male. Girulk, Magma Opus. Adios amigos. Eccolo lì, Torrential Girulk. Magma Opus on the stack. Dove li farà mai quei 2 danni, quei 4 danni secondo te? Ci sono. Gli elfi sono creature adesso. Sì. Ma c'era la donnina col cestino. 1-1-1 bianco. Lei. Sì, è anche l'elfo. Pesca 2 carte, tappa la bestia e fa un elementale. Elementale 4-4. Allora, ricordiamo che Lovestruck Beast non può attaccare. È un muro 5-5 adesso, perché senza un 1-1 di fianco non può attaccare. A parte che è molto sconveniente attaccare in questo caso, però l'1-1 è arrivato nel caso. Beh, c'è un Boseju che potrebbe salvare la situazione dal Girulk, che è un artefatto. Partita molto complessa, eh. Very tough game for battaglia. Terra. Probabilmente Steam Vents. Ok. Mai ando un porco se glielo fatto. Oh, mi hanno rotto uno. Da 10 mesi gli hanno spaccato il collaterale e Make disappear. Oh, sull'elfo. Niente. Niente 1-1. Adesso ci pensa a battaglia. Se spingere e mettere quel quel stone, quel serpent. O meno. Eh sì. Stone col serpent 1-1. E Lovestruck Beast è online e può spingere. Swing, swing. 5 danni. Dentro, dentro con la moto. Fa cagare poi. Crispy che fa con 4-3 e con lui il pericolo. Eh sì. Non è rotto. Anche ho una mano giocabile.
4-4. 10-10 protezioni da 3 ominio. Che cavalcante, non so cosa sta facendo. 4-4. Attenzione. 5 danni, creativity. Male, male. Doppio creativity. Altro magma opus. Male, la vedo irrisolvibile. Anche se battaglia è a 18. Però sono, si è ancora riciclato la situazione, più che altro che c'è solo due carte in mano, l'altro se le si rifà la mano, quindi quanto è grande questo? È lo Stone Cold Serpent, un 1-1, quindi verrà pingato male dal magma opus e... La vedo un po' complicata. No. Cosa è successo? Mi ha fatto quattro danni a lui. Ha fatto quattro danni a lui? Non ha Stalker Serp. Che strano. Ah no, perché è protetto da multicolore. Non può farlo, è vero. È protetto dal multicolore, quindi non può sparare allo Stone Cold Serpent. Quello più forte non mi ha aperto, quindi... Sembra più in difficoltà di quello che pensassi. Però c'è una sola carta in mano, battaglia. E poi un 5-6 che si matcha benissimo con un 5-5. Ho vinto contro Barietto. Sì, è andata bene? Mi sta andando? 1-1. Ma io vedo tante lande. Era da mescolare perché era appena stato montato. Mescolare no, ma anche prima il G1. L'avevano già fatto, fare anche dei shuffle particolari, powerful. Ma proprio ho perso G2 perché non avevo il Mara Verde. Lì tricolore. E il G3 perché ho macinato, contate, 10 lande e ne ho pescate 6. Su 21 terre. E ne avevo un botto in mano, cioè in campo. Proprio. Sfiga, a volte gira così. Sono purtroppo a non vedere un topino. Cioè, se tu guardi la lista questa... Ho visto che alcuni mettono gli silence. Non ce li ho fisicamente. Tu proprio era una scelta tua? Non ce li ho fisicamente e poi non tutti ce li hanno. Per cui sono 21 terre, se hai floodato sfiga. Cioè... Ho floodato anche contro Mario nonostante l'abbia vinta. 21 terre sono tiratissime, per cui è sfiga. Cioè, non c'è niente da dire. Cosa è successo? No, niente. No, concesso. Concesso, direi battaglia. Perché da quella situazione di board... È un board importante l'altro. È 2-1. Ma cosa fa con il... C'è Sublime Epiphany che si copia tipo Girulk che rifà un'altra roba. È fortissimo. Mastidalesi. Gente che piace la figlia qua, cioè. Bene. Su questo, allora ci giriamo un attimo. Su questo c'è ancora Paolo. Sì. Su questo G2 vi salutiamo e ci vediamo dopo la pausa pranzo e per i prossimi 3 turni. A dopo. Ciao. Ciao.